Antonio Albanese è un insegnante idealista che da Roma sceglie di trasferirsi in un piccolo borgo dell'Abruzzo. Virginia Raffaele è la vicepreside della scuola che con pochissimi bambini rischia di chiudere. Lo shock umano e culturale diventa base per una rinascita. Tutti, compresi gli stessi bambini, si impegneranno con mezzi leciti e meno leciti, ma comunque divertenti, per salvaguardare la propria scuola e la comunità. Ghiaccio, neve, tormenta, la scuola non deve chiudere mai. Come sempre nel cinema di Riccardo Milani, il regista di Come un gatto in tangenziale si ride molto, ma si riflette con sensibilità e intelligenza su temi come l'educazione, lo spopolamento dei piccoli borghi e sul senso di comunità. Ancora più vero, visto che al film hanno partecipato abitanti grandi e piccoli di Pescasseroli e dintorni, che hanno festeggiato felici l'anteprima del film. Da qui arriva un modello, un esempio, insomma, una cosa a cui guardare con attenzione, se non altro. Non dico che sia la soluzione a tutti i problemi, però ecco, vivere qui, questo territorio qui, mi ha insegnato molto. L'abruzzese, ecco, mo me lo spiegate bene, intanto l'avete imparato bene, no? Ma lei è diventato un interprete. Io sono l'Olga Fernando, la chiamano la Farnesina adesso, sì, anche. Sì. A tradurre l'Abruzzo. No, è stato complicato, divertente, sono stata aiutata da poi le persone che hanno anche lavorato nel film, hanno recitato. Io ho imparato ciao, che è Io che non state combinando a me. Che sarebbe, scusa? Che mi state combinando... Come... È anche blues, però, viene usato anche nel blues. Che non state combinando a me.